Buon sabato di quanti ragazzi vi sto guardando storti perché sto cercando di guardare nella fotocamera senza avere il riflesso del coso sulle lenti che, diciamocelo, è molto molto brutto. Allora, vi siete divertiti ieri sera? Spero vivamente di sì, io di sicuro. Detto questo, ancora l'altro giorno mi sono concesso la libertà di uscire tipo mezzo pomeriggio e apro per errore un attimo il cellulare per guardare un po' di cose e mi trovo che così, dal nulla, da botto, a cazzo, a random, mi esce fuori una banda del Pauper. Li ho contati, sono esattamente 57 giorni da oggi, ma 55 giorni da 2 giorni fa, da cui è uscita questa carta. Ragazzi, è un nuovo record. Beh, non ce la fanno. Non ce la fanno. Allora, hanno bannato cadere in disgrazia. Avete presente quella carta che quando ho fatto una live guardando, analizzando le carte di Commander Legend e ho detto: cavolo, questa è tipo un'aura che toglie una creatura e mi dà la monarchia, che vuol dire che mi fa pescare. Mi sembra abbastanza forte, mi sembra abbastanza importante, anche e soprattutto contando che, appunto, essendo un'aura, ha questa sinergia tipo con la pellegrina di Heliod in Pauper, che ti permette di andarti a cercare un'aura nel mazzo, che magari non sarà la combinazione dei colori vincente in quel formato, però. Però mi sembra comunque un qualcosa di interessante. E indovinate poi cosa è venuto fuori? Fare una removal che ti dà la monarchia e che quindi ti fa pescare, e quindi praticamente una removal a gratis, nel colore delle cose a gratis, che ti fanno pescare, è saltato fuori che non era stata poi così questa grande idea. Chi se lo sarebbe mai aspettata una cosa del genere? Chiunque. Allora, onestamente parlando, secondo me se lo aspettava anche la Wizard, perché tanto siamo onesti. Commander Legend l'abbiamo comunque comprato. Commander Legend cioè continueremo comunque a comprarlo. Cazzo, persino io probabilmente vorrei continuare a comprarlo, perché ho scoperto che ci sono un paio di carte molto importanti per un paio di mazzi che voglio costruire. E insomma, se ogni tanto tipo prendo qualche bustina random, saltassero fuori, no, non sarei molto dispiaciuto da questa cosa. Incredibile, incredibile, incredibile. I dati presi da Magic Online e dai tornei di Pauper ci hanno mostrato che questa cosa dell'aver aggiunto cadere in disgrazia ha avuto un effetto molto nefasto sul metagame. Una carta che serve sia da removal per le creature, sia come materiale per fare card advantage, vantaggio carte, è un po' troppo e spinge alcune strategie troppo aggressive, ancora più aggressive. E lascio giusto un po' di silenzio in modo che questa cosa vi entri nel cervello e vi lasci questo shock. Perché è di shock che si parla. Ma non sarebbe un vero e proprio shock se non vi annunciassi già in anticipo, perché ho omaggiato pesante ieri sera e ho acquisito l'abilità a predire, e vi posso già dire, secondo me, quella che sarà la prossima carta bannata nel Pauper. Bello, vero? Quanto cazzo sono bravo. Indovinate un po', è una carta blu. Ci avreste mai creduto? Allora, nel momento in cui faccio questo video, non ha ancora una traduzione ufficiale, perché è una carta tipo coreana, credo, a giudicare dai caratteri, credo che sia coreana o russa. Un alfabeto non nostro, non con le lettere nostre. Anzi, vi metto direttamente la carta originale. E se qualcuno sa che tipo di alfabeto sia, me lo faccia tranquillamente sapere nei commenti del video. Poi ovviamente metto la traduzione. Si chiama Draugr Mind Thief. È un 3-2 a costo 3, blu. Quando tizio entra nel campo di battaglia, guarda la prima carta in cima al mazzo di un giocatore bersaglio, puoi mettere quella carta nel cimitero di quell'avversario. Ma dove ho già visto questo genere di abilità?
Oh, aspetta, è Fate Seal, un'abilità provata tipo su due carte a malapena all'interno del blocco di spirale temporale, che era un po' un blocco che hanno usato per sperimentare diverse meccaniche, vedere cosa andava e cosa non andava. Ed è anche l'abilità che possiamo trovare come prima abilità delle quattro abilità di Jace di Mind Sculptor. Avete presente quando tipo uno vi appoggia Jace e vi dice controllo pescata e vi guarda la prima carta alla cima del mazzo e decide se potete pescare quella merdina inutile in quel particolare momento o se è meglio togliervi quella carta molto forte che potrebbe mettere un po' di disturbo nella strategia dell'avversario. Ecco, concettualmente questa è la stessa cosa, se non fosse che ecco, c'è la piccola differenza che non è proprio Fate Seal, Fate Seal. Fate Seal ti dice la carta rimane in cima al mazzo o va in fondo al mazzo. Questa è un po' diversa, è una carta che dice rimane in cima al mazzo oppure puoi metterla al cimitero. Però concettualmente, potendo scegliere un target player, siamo sempre lì. È controllo pescata su una carta con le gambe, che è una creatura, e soprattutto una carta con un effetto Enter the Battlefield comune. Ma non c'è un qualche tipo di meccanica sempre legata a questo particolare colore che ci permette di blinkare ripetutamente sempre e comunque più o meno ciclo infinito una determinata creatura o forse anche più di una creatura nello stesso momento? Oh, già! Flickering Pauper è ancora un qualcosa, vero? Quando vedrete questa carta bannata, tra un mese, 2 mesi, 6 mesi, ritornate sotto questo video, lasciatemi un'altra visualizzazione e ditemi, te la sei meritata. Ci vediamo al prossimo video.